Ok, siccome io fremo e non so aspettare, sto facendo subito una prova del microfono per vedere se riesco a vloggare, per esempio con questa configurazione qua. Adesso il microfono con la 70D, in questo momento c'è impostato l'autofocus attivo, quindi se sentite il rumore è l'obiettivo. Adesso provo a disattivarlo per vedere se l'audio pulito senza questo rumore fa differenza, cioè se lo percepisce il microfono o no. Ok, spero di essere a fuoco perché ho preso riferimento con la mia mano. Adesso c'è l'autofocus disattivato, di conseguenza registrerà con l'audio pulito del microfono senza l'interferenza, appunto, il rumore dell'autofocus. Questa è una prima prova. Adesso parlerò un po' e vedremo come sarà la situazione. Magari riprenderò anche un po' di suoni, tipo adesso cucino e proverò a fare qualche cosina di artistico nel frattempo. Non so se sono a fuoco. Così lo proviamo questo microfono discretamente. Attualmente ho impostato tutto automatico, quindi la gestione è totalmente automatica dell'audio e vedrò appunto come gestisce l'audio la Reflex con questo microfono. Ok, penso che possa bastare. Adesso prendo il portatile e le cuffie e vediamo come si è comportato questo microfono in questo primo test. Ok, nel frattempo che bolle l'acqua, questo è il momento della verità. Sarebbe stato interessante riprendere anche questi rumori qui del computer, però vabbè, facciamo un test veloce intanto e poi vediamo. Devo dire che sembra bello, però devo vedere senza cuffie. Ok, siccome io fremo e non so aspettare, sto facendo subito una prova. Magari riprenderò anche un po' di suoni, tipo adesso cucino. Sembra sentirsi bene. Ora c'è un discorso, lo devo provare con le casse sopra perché c'è sempre un piccolo fruscio, molto meno rilevante dal punto di vista di volume rispetto alla voce, ma credo che sia dovuto al gain della fotocamera. Quindi un livellamento automatico appunto del gain che alza il guadagno durante i silenzi, quindi quando io non parlo. Tecnicismi. Comunque, se così fosse, giusto una prova di regolazione e poi magari in un secondo momento, ma già rispetto all'altro Rode che ho, quello scarsissimo, c'è una grandissima differenza. Adesso però lo prendo e sempre con settaggio automatico faccio un confronto per vedere fino a che punto influisce la fotocamera. Ok, questo è il vecchio microfono preso credo nel 2013, quando appunto presi le primissime cose della mia attrezzatura. Usato, ma non tantissimo perché diciamo con i videoclip non è che lo usavo così tanto. No, l'ho usato in Nemo in realtà, però poi abbiamo ridoppiato perché appunto l'audio di questo microfono non andava bene e quindi già se allora abbiamo deciso così vuol dire che un motivo c'era. Quindi i miei continui dubbi sono comunque dubbi infondati perché non ha tutta questa gran qualità questo microfono e si sa. Comunque, lo monto al volo e mentre gli calo la pasta e mangio, che è tardi, vediamo come si comporta. Poi facciamo un confronto. Carusi, per me questa Reflex è meravigliosa, cioè a parte qualche problemino magari che mi può ancora dare essendo che è un po' vecchiotta, però si comporta veramente alla grande. Il microfono, vediamo, sto facendo il test del Rode vecchio e nel frattempo sto riprendendo anche con l'audio del cellulare, quindi anche dal cellulare per vedere una differenza tra le due cose. E adesso, sempre continuando a riprendere col cellulare, proverò a utilizzare il nuovo Rode, che costa molto di più comunque, non è solamente perché è un modello nuovo, ma perché anche c'è una grande differenza di prezzo tra i due, credo sui 100 euro versus 300 euro e qualcosa. Provo a registrare anche adesso col nuovo Rode e poi farò la prova definitiva al computer sopra con le casse buone. Ok, nuovo Rode, medesima posizione delle camere.
Non ho contato i 6 minuti per la pasta, quindi adesso andrò ad assaggiare. Più di così non posso fare per provare. Poi da questo punto vedrò fino a che punto agisce il punto di guadagno della fotocamera. Però faccio una prova adesso subito. Di quello già l'avevo fatto e comunque era uguale, non cambiava veramente niente. Adesso faccio una prova in manuale e vedo di settare l'impostazione audio manuale della fotocamera e appunto vedere la differenza tra adesso che sto parlando e dopo. Ok, devo fare una prova audio per parlare. Prova. Un buon livello di registrazione. Vediamo e poi andiamo a scendere la pasta. Ok, registrazione dell'audio manuale. Il livello non è molto alto, quindi posso parlare. Parlo piano, volume piano, 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 piano. E parlo anche un po' a volume più sostenuto. Penso che ci siamo. L'autofocus non credo mi stia dando problemi di rumore. Più tardi vedremo al computer. Adesso mangio. Buon pranzo! Mi piacciono i piatti a forma di scodella. Utilizzo questo. Devo dire che in questa cucina la luce è abbastanza cinematografica. Ancora sono in prova manuale. Concentriamoci sui suoni e su eventuale gain. L'ho reimpostato automatico. A distanza. Parlo forte, parlo piano, 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 e grido, grido! Prova microfonica nella mia stanza, credo sia in automatico. Prova microfonica in manuale, quindi con il gain abbassato. Ok, ho appena sentito tutte le prove qui al computer, lo proverò nelle reflex nuove e vedremo per avere un confronto, ma comunque già rispetto a questo è un altro pianeta, si sente che è un altro pianeta, penso che lo avrete sentito o lo sentirete. Tanto comunque devo vloggare con questa e già per vloggare a voglia, cioè per un po' di fruscio non credo sia un problema. Poi farò delle prove esterne e vedremo. Comunque già è veramente ottimo il risultato rispetto a quello lì che aveva fruscio sulle alte e un boom sulle frequenze basse, quindi non andava bene, cioè come dovevo equalizzare la voce, inequalizzabile. Un conto è che qui magari levi solamente un po' di frequenze alte, un conto è che devi togliere tutto. Che sono prove che dovrò ripetere anche col video micro. A quanto pare posso vloggare con questa camera. Però probabilmente si potrà fare. Proprio oggi ci hanno spedito il Rode video micro. Questo qui lo vorrei usare per alcuni lavori. Visto che sta arrivando, diciamo, tutta questa attrezzatura, credo che adesso sgombrerò la piccola libreria dove ho praticamente soltanto giochi della PS4 e DVD e credo che la utilizzerò per metterci tutta la roba dell'attrezzatura per adesso. Una volta che lo studio sarà a posto, allora tutto andrà allo studio.